Sì, oggi siamo su questo gioco. Allora, mi dovete dire se lo riconoscete, me lo dovete dire. Perché, guardate, già si capisce in che gioco siamo. Penso che si capisca. Avete indovinato? 3, 2, 1. Ragazzi, siamo su Poppy Playtime. Allora. Sì, buongiorno. Allora, avevo già fatto questa parte, così almeno andavamo subito da Agiwagi si chiama. Sì, Agiwagi, chi è la signora? Poppy, Poppy. Lei è Poppy. Poppy come dei troll. Ok, allora. Ora dove mettiamo? Che cos'è questa scatola misteriosa? Allora. Ah, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e lasciando un buonissimo like per altri video del genere. Allora, io non so come si abbassa il personaggio, perché qui si abbassa da solo. Cioè, ci ho appena provato, l'abbiamo visto tutti, e si sta abbassando da solo. Io, ragazzi, sto giocando da telefono, ma qui non c'era una cassetta verde, forse l'ho presa. Andiamo a vedere negli item, mi ero già studiato tutto il gioco. Ok, c'ho una cassetta. Visto che è verde, la dobbiamo sicuramente mettere qui. Però a noi non ci interessa. Io voglio andare avanti e spiedito. Che è sto coso? Vabbè, ciao. Allora, penso che dobbiamo andare qui. Penso, non lo so. Mi sono fatto il giro del mondo. Dall'altra parte che cosa abbiamo? Allora, che è questo posticino? Brutto. Vabbè, non lo so nemmeno io. Raga, penso che dobbiamo andare qua per forza, perché lì non c'è nessuna manina da mettere. Qui c'è invece una manina. Se la riesco a centrare, forse possiamo. Sì, però sbrigati, Cioè, io non ho pazienza. Devo incontrare Aggie Waggie. Devo incontrare Aggie. Ma è qui Aggie Waggie. Oh my god. Ho buggato il gioco. Raga, ho buggato il gioco. Ok. Mamma mia, no, non lo incontreremo mai. Non lo incontreremo mai. Scappiamo. Raga, ma è vivo? Cioè, non lo so. Ma lui è un robot. Un robot, se non sbaglio, Ah, tanto non mi può fare niente. Tanto non mi puoi fare niente. Tanto non mi puoi fare niente. Boom! Boom! Aspetta, il 5. Ok. Allora. Mettiamo la mano lì. Ma quando gli è comparsa sta chiave, raga? Cos'è sta chiave? Va bene. Noi per gli rubiamogliela. E scappiamo. Andiamo qua. Non si può. Non si può, Raggy Waggy ci attacca e moriamo di brutto. Qua in caffetteria. Caffetteria. C'è proprio scritto in italiano. Però la nostra è con due F. Theater. Quello lì non si può andare. Innovation. Qui si inventano le cose forse. Qui c'è Poppy. Lei è Poppy. I test, perfetto. Ora ci testano pure questi qui. Ma cose del pazzi. Allora, power. La chiave com'è? A triangolo? Sì. Quindi, allora, power è al triangolo, quindi va qua. Io ho ragione. Sono bravo. Perché vediamo se non ce l'abbiamo più. Infatti non ce l'abbiamo più, perfetto. Allora, ora dove dobbiamo andare? Andiamo Poppy. Da tutte le parti. Allora. Boh. Di qui c'è qualcos'altro? Sì, oddio. Qui ci sono delle prese, le dobbiamo staccare. Non penso proprio. Allora, qui c'è un maniglione. Ok, era questo qui da distruggere. Ma che è? Mi è diventata tutta la mano azzurra. Azzurra non so come. Vabbè, non ci facciamo domande. E ora questo coso dove dobbiamo andare? Torcichiamoci qua. Leghiamoci qua dentro.
Non ci libereremo mai più. Ma che cosa ho preso? Che è sto coso? Un palo della corrente? Questo qui è un palo normale. Ma questo è un palo della corrente, penso. Sì, perché ora è tutto scuro. Quando noi ci invece tocca con la nostra mano, diventa tutto azzurro. Quindi presumo che sia un palo della corrente. Ok, ora allora. Qua, no. Un altro palo della corrente. Raga, che vi posso dire? Forse è così il gioco, dobbiamo collegarlo. Ok, la manina se n'è andata da sola. Ora torniamo da Gwaggy. Abbiamo attivato la corrente. Quindi ora, nei posti dove non c'è luce, possiamo, come si dice, non farlo. Cioè, ora le luci sono accese. Allora, andiamo qua. Raga, ma manca qua. Manca Giwa. Allora, a Giwaghi, dove te ne sei andato? Dove sei andato? Dove sei andato? Raga, dove sei andato? A Giwaghi. Vabbè, ho aperto questa porta, la porta di prima che funzionava a corrente. E penso che ora dobbiamo andare più là. Non lo so. Ah, ma questo qui è un braccio di Aggiwaghi. È un braccino di Aggiwaghi. No, se n'è andato. Allora noi andiamo dall'altra parte. Non si può. Dobbiamo andare da Aggiwaghi. Perfetto. Ok, qui non c'è. Buona la cosa. Qui? Qui c'è il vuoto. Che cos'è? Ok. E ora qui che cosa dobbiamo fare? Non lo so. Comunque, allora, raga, questo qui è vecchissimo. Cioè, ora a dicembre, se non sbaglio, doveva uscire il capitolo 3. Noi siamo ancora al capitolo 1 perché sono riuscita a recuperarlo ieri. Però vabbè. Allora, saliamo le scale. Tanto lì sotto non c'è nulla di speciale. Andiamo qui. Vediamo se c'è qualcosa di bello. Un coso. Che è sto coso? Prendiamolo. Ora è mio. È un giocattolo mio ora. Se me lo fa prendere, ok. E quanti ce ne devono essere? 4, 3, 2, 1. Ma se io faccio così. Lì c'è una mano, raga. Lì c'è una manina. La voglio prendere. La devo prendere. Però non possiamo, perché con l'altra. Non possiamo prendere una mano con un'altra mano. Però vabbè. Allora. Abbiamo due di sti cosi che non so che cosa siano, però vabbè. Se non sbaglio, ne dobbiamo prendere 3 o 4, 5, boh, un altro. Vabbè, fino a dove noi li troviamo, ecco. Penso che siano 3, perché io non ne vedo più. Ah, 4, ok. Ce n'è un altro. E ora come saliamo? Perché qui non c'è nessuna scala. Cioè, ora in qualche modo dobbiamo risalire. Perché qui non vedo dove possiamo inserire sti cosi. Boh. Ah, Marione, ok. Allora, sì, dobbiamo aprire qui. E siamo nel posto di prima. Qui non si può andare perché non c'è il Marione. Quindi dobbiamo per forza salire qua sopra. Scopriamo che cosa c'è. Beh, ragazzi. Visto tutti, ma che è? Disegniamo una persona, ecco. Ma raga, l'abbiamo visto tutti. C'era Giwaghi. Ma l'abbiamo visto tutti. Oh, che è? Ah, sono i miei cosi. Forse no, non ce l'abbiamo più. Forse li dovevamo inserire qua, ok. Che ora lui ci dà la manina. La manina che volevo prendere io. Che volevo prendere da solo. Ma dai, raga. A questo punto, cioè, prendevo una scala, se c'era una scala, e me la prendevo da solo, senza che dovevamo fare tutta questa procedura. Buongiorno, come la prendiamo? Oddio, sono caduto. Me l'ha presa da solo, ok. E ora dobbiamo andare sempre nei pertugi, nelle porticine, molto belline. O molto brutte, non lo so. Che cosa ci aspetterà dietro questa porta? Forse gli uaghi? Come è successo prima? Non lo so, ma vabbè. Aspettiamo che si apra.
ragazzi, è mezza aperta. Io direi di entrare qua dentro. Comunque non ho ancora ben capito. Uè, uno scivolo, no! Non mi piacciono gli scivoli. Dove siamo? Allora, siamo in un posto. Quello è sicuro che siamo in un posto. Però quale posto? Di nuovo sti cosi. Mamma mia. Che cosa dobbiamo fare? Collegarlo all'altro? Fatto, semplicissimo. Apriamo una porta. Fatto, cioè. Un palo della corrente pure abbiamo. Ma raga, ma che cos'è sto gioco? Dobbiamo collegare 2 miliardi di cose. Allora, iniziamo da qua. Non si può. E io costringo a sto coso di farmi iniziare. Oh, l'ho fatto. Ok. Allora, poi andiamo di qua. E no. E no, raga. Allora, andiamo qua. Con la mano rossa. E poi presumo che dobbiamo collegarlo qui. Per forza. Perché questo pure è un palo della corrente. Collega, va là. Noi siamo sì dei bravi, che cosa si deve aprire? Perché di solito quando colleghiamo questi cosi, o si attiva la corrente oppure apriamo qualcosa. Forse questa porta? Questa porticina, un altro pertugio? Un altro pertugio? Pertugiamo? Ma che significa pertugiamo? Oddio. Cosa è successo? Vabbè, pertugiamo. Ah, pertugiamo ragazzi, dobbiamo pertugiare. Creiamo i pertugi. Siamo nei pertugi di Yagi Wagi. Penso, non lo so. Che beh. Che sono? Che schifo. Ah, sono giocattoli. Sempre giocattoli, ok. Mamma mia, pensavo che erano animali. Insetti. Che schifo. Però no. Uè. Io voglio rimanere qui con i giocattoli. Non voglio uscire. Ragazzi, rimaniamo qui. Che bella vita. No, dobbiamo uscire. Allora, un pulsante. Adocchiamo subito il pulsante e pertugiamolo. Non si clicca. Perfetto. Qui che cosa dobbiamo fare? Allora, un'altra fabbrica. Siamo nella stessa fabbrica, una fabbrica nella fabbrica. Queste scale mi incuriosiscono. Saliamoci sopra, non mi interessa. Allora, oddio, mamma mia, stavo sbagliando. Allora, saliamo queste scale. Un'altra cosa. E qua? Il salto della vita. Ui! Che cosa ho fatto? Ma era da prendere, io non lo sapevo. Va bene, risaliamo. Ma si deve andare lì? Penso di sì. Perché di sotto non possiamo fare niente. Poi, sì, secondo me sì, una cassetta. Ah, io le raccolgo, però non mi guardo nemmeno i video che fanno. Magari c'è qualche video di boh, dei youtuber. Vediamo. Non c'è nessun video di youtuber. Che peccato. Allora, qui vedo un altro di sti cosi e altri pali della corrente. Ma è normale. Io ne vado, basta, basta. Partiamo da qua. Perché lo dico io? Perché lo dico io? Oh, finalmente. Allora, poi facciamo così. Primo. Ma l'ha collegato. Secondo. Ok. Ora in teoria noi colpiamo quello. Colpisciti! Raga, perché la manina non me la fa muovere? Perché non mi fa muovere la manina? Ah, certo! Muoviti! Secondo me non è così. Secondo me non è così perché è troppo difficile. E se dobbiamo partire da quello, ora è diventato azzurro come prima. Ora dobbiamo fare così. Mamma mia, siamo dei maestri! Siamo dei maestri, per forza. Allora, oddio, che cosa sto facendo? Non lo so, nemmeno io. Stavo cadendo. Ma se cadiamo, moriamo? No. Vabbè, lo scopriremo cadendo.
Poi, è qui ora. E qui ora come ci vado? È impossibile! Allora, facciamo così. Noi siamo furbi. Guarda che mastri. Guardate. E no. Non ci arriviamo. Non è vero, non siamo dei mastri. Allora, boh. Credo di aver capito. Allora, quello lì l'ho fatto. Questo pure. Andiamo qui, per favore. Mamma mia. Cadiamo. Ti prego non morire. Ok, ci allentiamo. Ci allentiamo, ok. Allora, ora io voglio prendere questo pulsante. Se no, io non sono contento. Pulsante. Pulsante. Ok, leve. Penso che dobbiamo fare queste perché ora si sono accese. Prima abbiamo visto tutti che non erano accese. Giusto? Mi sbaglio. Non ci prende questo, ok. Ok, allora. Aspettiamo. Ma che cosa sta creando? Un giocattolo. Con i pezzi quelli lì che noi eravamo arrivati da lì, sta creando un giocattolo, ok. Ok, e ora che. Che facciamo noi? Si è chiusa la bocca. Ok. Messo tutti i pezzi a posto. E ora ci dovrebbe creare un giocattolo. Credo che sia un gattino. Non ne sono sicura, però credo che sia un gattino. Dalla forma che pure ha. Poi abbiamo, oddio, abbiamo occhi, strani occhi che si sono appena accesi, però vabbè, credo che siano, sia, è un gatto, stavo per dire un gattoino, è un gattino, oppure gatto, boh, oppure una gatta, oppure una gattina, quello che è, basta anche un gatto. Allora, a me io in un certo senso preferisco i cani. Però questo gatto come si fa a dirgli di no? Penso che ora lo dobbiamo mettere qui. Io lo metto qui. Eh sì, raga, ma siamo dei bravissimi noi. E ora che cos'è sta porta? Comunque Aggie non si è mai incontrato. Si è incontrato sempre nelle foto. Ma vabbè. Comunque. Porta numero 1, non c'è niente. Porta numero 2, porta numero. Mamma mia. Dove andiamo? Che è quel coso? Ragazzi, è aperta la porta. Scappiamo, scappiamo. Ma c'è ancora lui? Non si sa. Vabbè. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Allora. Ma c'è lui! Ma come ha fatto? Stavo sbagliando. Stavo andando da Gwaghi. Raga, ma sono impazzito oggi. Ho preso forse la via sbagliata. Non lo so, non lo so, non lo so. Raga, so solo che sono spaventatissimo. Comunque, Aggie. Raga, ma siamo alla fine. Non lo so. Non lo so. Però, cioè. Qui no. Oddio. Mamma mia! No! Non si deve andare. Qui! Un pertugio! Ok, il pertugio di Aggie Waggie. Ok, siamo in trappola. Apriti, apriti, apriti. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. C'è Aggie Waggie dietro, Aggie Waggie dietro, mamma mia. Raga, scivola. Perché non scivola? Lo scivolo, ok. Una bella scatola. Buttiamola giù addosso ad Aggie Waggie. Cos'è successo? È decaduto. Ma io me ne scappo. Ma io me ne scappo. Ma ciao. Io me ne scappo. Io me ne scappo. Ciao. Io me ne scappo subito. No, non ne esigo nemmeno delle scuse. Me ne scappo. Non voglio mai più venire qua dentro. O qualcosa. Sti cosi. Boh. Raga, una porta.
Che non abbiamo mai incontrato, vabbè. Chi se ne frega, penso che dobbiamo andare qui perché, sapete, quando ci sono le scritte non run, non coso, dobbiamo andare per forza lì. Quindi noi scappiamo via, subito, andiamo, a casa nostra. Comunque è bella sta casa, ci voglio vivere io. No, scherzo, me ne voglio andare a casa mia. Allora, dove siamo? In una casa. Ok. E ora che facciamo nella vita? Una porta, due porte, con un coso, quella lì è Poppy. Raga, ma non dovremmo essere dentro? Vabbè, meglio stare fuori. Cos'è? Raga, cos'era? A tag squeeze. E che significa? Vabbè, abbiamo finito il capitolo 1. 20 minuti. Raga, abbiamo finito il capitolo 1. Non sono morto mai da Gwaghi. Questa è una buona cosa. Cioè, bello. Raga, vi aspetto poi per fare pure il capitolo 2. Cioè, comunque, adoro. Adoro. E poi faremo pure il capitolo 3. Se non sbaglio, come vi ho già detto, il capitolo 3 dovrebbe uscire questo dicembre. Però non lo so. Magari poi ci aggiorniamo per bene. Però ancora, noi ora dobbiamo iniziare il capitolo 2 con Mommy Longlegs. Ci dovrebbe essere lei. E niente, ragazzi, spero che questo video di Poppy Playtime vi sia piaciuto con Huggy Wuggy. Cioè, Huggy Wuggy si è visto solo all'ultima parte, l'abbiamo visto decadere. Ok, Morteza, che cos'è? Non lo so. E niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like per altri video del genere. E niente, abbiamo finito Poppy Playtime Chapter 1. Quindi, raga, vi aspetto per il capitolo 2. Ciao!